Dino Digits. Non era già abbastanza assurdo questo posto? È un vero miracolo. Se a Walter serve qualcosa dall'armeria, io gliela porto subito. Chiaro? Sì, ma solo perché te lo devo. Pare che Londra tenga qualcosa. Si muove qualcosa. Sarà l'edificio qui vicino. Movimento strano, urlate! Evidentemente non era nulla. La prudenza non è mai troppa, però. Possiamo calmarci! Non c'è nessuno! Non so proprio dove ho la testa. Colpa mia! State allerta, in caso ci fosse qualcuno! Sto annoiando. Immagina di andare a spasso e vederne sbucare uno di fronte a te. Almeno non hai lanciarazzi. Volevano dare l'idea di uno scontro disperato tra questi soldati e i dinosauri. È ridicolo, ma anche spettacolare. Eccoci, questa è l'armeria. Proviamo ad andare più avanti. La porta è chiusa. Forse si apre con la chiave di Fender. Pare che la chiave di Fedder serva ad aprire questa porta. Da lì, bene, qui dentro dovremmo poter aprire la porta del vulcano. Perfetto, ti seguo. Questo cos'è? Tecnologia Zenith, un dispositivo di archiviazione. Ma per cosa? Vediamo che mi dice il focus. Sì, prego. Uno strano fluido. Oh, che odore. Lo sento da qui. Come un alcolico, ma più concentrato. Un conservante, forse. Stando a questa nota, questi sono capelli di Quen. Ci sono anche delle unghie. Oh, che schifo! Provette. Per un esperimento. O per conservare campioni. Che hai scoperto? Credo che Londra stia usando quel dispositivo per conservare DNA Quen. DNA? Mettiamola così, contiene l'essenza fisica di una persona. Ti manderò dati più precisi. Va bene, è andata. Procediamo. Thank you.
sedia inquietante. Quella console potrebbe servirmi. L'armeria. Una volta era un ricovero per i mucciosi che smarrivano le loro mamme nel parco. È giusto quindi che venga usata per la mia gestazione, per riempire i quen di aghi e costringerli a prendere la loro medicina. Ho trovato una rete, ma non posso accedere. Forse basta fare un ripristino forzato per accedere. No, è saltata. Servirà una nuova batteria. Queste sembrano celle per imprigionare i Quen.
una batteria. E adesso ce la faccio a portarla su con me. Tutto a posto laggiù? Ho scoperto come accedere ai sistemi della struttura. Ora devo solo ridare corrente. Bene. Non prendere la scossa. Perfetto, batteria sistemata. Posso riavviare la corrente. Bene, è alimentata. Spero abbia ripristinato la rete. Ehi, la porta si è aperta. Ti raggiungo subito. La mela è una mela, c'è una mela, c'è una. Rispondi, rispondi. Che cos'è? Rispondi. L'uccello è un sesso, è un sesso. Rispondi, rispondi, rispondi. Il triangolo è triangolo, è quadrato, è quadrato. Rispondi, rispondi, rispondi. Non ci capisco niente. Non vuole che i Quen pensino con la propria testa. Temo che sia questo il PSR. Antenati, li sta indottrinando. Rispondere, rispondere, è obbedire, è obbedire, è obbedire. Dobbiamo fermarlo. Aloy, la donna che ha eliminato gli altri membri di Far Zenith. È un bene che tu abbia resettato il sistema. Davvero? Sì. Mi ha permesso di aggirare diverse restrizioni. Però avrei un favore da chiederti. In cambio ti offrirò il mio aiuto. Lavori per Londra e ti aspetti che ci fidiamo di te? Aspetta. D'accordo. Se vuoi aiutarci, provalo. Intanto spiegaci che succede. Londra sta costruendo un'astronave. Acquisisce materiale genetico dai Quen e li sottopone al PSR, una sorta di controllo mentale. Ma altri, come sua sorella, seguono una procedura di selezione. Che cosa significa? Hai una logica impeccabile. Walter vuole lasciare la Terra prima che arrivi l'entità di nome Nemesi. Intende creare una colonia su un mondo remoto, utilizzando il DNA dei Quen per clonarne la popolazione. Inoltre ha deciso di portare con sé una piccola cerchia di individui selezionati con cura. Questi saranno il suo entourage, una sorta di famiglia che governerà la colonia al suo fianco. Come? Dei. Un'ottima analogia, però soltanto Walter risulterà onnipotente. Posso immaginare come userà il PSR su tutta quella gente. Corretto. Sulla popolazione e sulla sua cerchia. Così nessuno oserà sfidarlo. Ho una certa esperienza a tale riguardo. Che cos'è di preciso il PSR? Londra può davvero controllare la mente? La società di Walter estraeva metalli preziosi dagli asteroidi. All'epoca si temeva che, nelle mani sbagliate, tali corpi celesti potessero essere convertiti in proiettili orbitali. Il protocollo soppressione rivolte fu creato come strumento di precauzione per impedire qualsiasi abuso da parte degli astronauti. Tuttavia, il programma venne sospeso in seguito a episodi di spiccata aggressività occorsi ai soggetti. Al nostro arrivo qui, Walter l'ha riattivato, l'ha testato sui Quen e l'ha migliorato. Le cavie sono gli stessi individui che abbiamo combattuto. Sì, le loro tendenze aggressive li hanno resi molto utili in chiave difensiva. Ora, tuttavia, i membri della cerchia di Walter, i suoi preferiti, ricevono il trattamento migliorato, che li rende remissivi,
ma senza la componente aggressiva. Ha già fatto il PSR a Kina? No. C'è ancora tempo per salvarla da questa sorte. Dunque Londra sta scegliendo i suoi Quen preferiti e poi lo aiuteranno a governare la nuova colonia? Le chiama audizioni. L'obiettivo è scegliere compagni che gli ricordino i membri della sua cerchia ristretta nel XXI secolo. Londra teme però di commettere di nuovo un fatale errore. In passato, infatti, un suo collaboratore lo tradì. E credo che sia per questo motivo che vuole usare a tutti i costi il PSR per controllare chiunque lo circondi. Vuole amici adoranti, purché non pensino con la propria testa. E Kina farà parte di questo entourage? Corretto. Svolgerà il ruolo più importante. Sarà la compagna di Walter. Cerca qualcuna che gli riporti alla mente la moglie defunta, una famosa attrice. Addirittura costringe le candidate a recitare alcune battute di uno dei suoi holo. Mi viene da vomitare. C'è qualcosa di utile che puoi dirmi su Nemesi? Temo proprio di no. Walter limita l'accesso ai file. Sarà per via del fatto che anch'io, come Nemesi, sono un'intelligenza artificiale. Non vuole che impari qualche trucchetto. Vuole proteggersi dal tradimento in ogni sua forma. Allora Walter ti ha creata per servirlo? Sì. Ma la mia personalità non lo soddisfa mai pienamente. Quindi la regola costantemente in base a una matrice modulare con centinaia di attributi diversi. Per esempio, oggi il mio istinto materno è al 52% e la disinvoltura è al 63%, mentre ieri erano rispettivamente al 47% e al 72%. Ha apportato 57 modifiche solamente negli ultimi 7 giorni. Sembra una tortura. La tua è una descrizione accurata. Dici che vuoi aiutarci, ma vuoi qualcosa in cambio. Che cosa? È passato un millennio da quando ho iniziato a servire Walter. Ho eseguito ordini mentre continuava a regolare la mia personalità. Sono stanca. E voglio che questa schiavitù finisca. Vi farò arrivare a Walter se eliminerete il mio codice sorgente con l'override. Vuoi che ti uccida? Sei sicura? Sì, per favore. Fammi riposare. Bene. Ho aperto la porta che vi condurrà a Walter. Ancora non sa della vostra presenza. Inoltre, ho disattivato le difese aeree e marittime della struttura, casomai tornaste in futuro. Grazie. E addio. E adesso sono libera. Sembra che Londra distrugga qualsiasi cosa tocchi. Va fermato. Ora il vulcano è accessibile.
Sandra non è bastato costruire una nave che avvelenerà migliaia di persone a lancio. Ha manipolato un sacco di gente e vuole diventare il loro dio. Dobbiamo fermarlo e portare via mia sorella prima che sia tardi. Per fortuna ci sei tu, Aloy. Non so proprio come avrei fatto senza di te. Il mio posto è qui al tuo fianco. Vediamo simpatici.